Cari lettori, sono Pachito, nuovo appuntamento con la video recensione del lettore medio. Il libro del quale parliamo adesso è Peppe Fiore, Gli innamorati, edito da Einaudi. Parto da un presupposto, un piccolo aneddoto per raccontarvi questo libro. Un'amica, alla quale ho parlato in maniera entusiasta di questo romanzo, mi ha chiesto: sì, ma di cosa parla? La mia risposta è stata di complicità, e già perché Gli innamorati è la storia di un uomo e una donna, Flaminia e Carmine, e della loro complicità in un momento particolarmente delicato della loro vita. Entriamo in una Roma molto borghese che strizza l'occhio al film di Paolo Sorrentino La grande bellezza. Ci inoltriamo all'interno dei quartieri di questa città eterna, ma non solo. E appunto andiamo a scoprire quella che è la dinamica sentimentale barra coniugale di Flaminia, che è una donna di circa 50 anni che lavora nell'ambito della cultura, e Carmine, che è un rampante architetto che sta vivendo un momento particolarmente delicato, legato a una vicenda di cronaca che ha delle conseguenze di natura appunto giuridica. Non posso dire troppo perché il rischio spoiler è davvero molto alto. Posso però dire che questa situazione, che mette a dura prova la vita di questi due uomini, viene analizzata da Peppe Fiori in maniera veramente molto attenta. Mi piace definire la scrittura di questo autore una scrittura ad elastico, perché per raccontare il qui ed ora tende l'elastico del tempo e racconta il passato di questi due ragazzi che si conoscono durante un viaggio negli Stati Uniti, durante il quale si innamorano e decidono di sposarsi. Un ottimo lavoro ha fatto Peppe Fiore anche sui personaggi secondari. In questo caso dovete immaginare una metafora a me cara, che è quella del calcio. Flaminia e Carmine sono praticamente i centravanti di questa squadra, e tutti gli altri personaggi che vengono raccontati sono appunto centrocampisti, difensori e portieri, non meno importanti, poiché dovranno dare il pallone a questi due attaccanti. Tra i personaggi secondari che ho trovato particolarmente interessanti, Camilla e Lorenzo. Camilla è la migliore amica di Flaminia e in qualche maniera rappresenta perfettamente una Roma borghese e annoiata, una donna di 45 anni affermatasi nel campo del giornalismo, che organizza questa sua festa di compleanno molto opulenta, durante la quale, insomma, si scopre il dark side dei vari personaggi. Dall'altro lato c'è Lorenzo, questo ragazzo che viene appellato Shrek per la forma fisica, ha insomma quasi pachidermica, una persona estremamente sensibile, e questo viene fuori poi nel corso del romanzo, particolarmente legata non soltanto per ragioni professionali a Carmine. Carmine è un personaggio che ho trovato davvero molto interessante. Peppe Fiore in questo caso ha fatto un lavoro quasi chirurgico, scendendo molto lentamente col suo bisturi letterario per raccontare i trascorsi di questo ragazzo che cerca di affermarsi partendo da Napoli, in una città tentacolare ma anche molto complicata come Roma. Ci riesce anche grazie a una serie di espedienti molto interessanti raccontati appunto da Peppe Fiore. Peppe Fiore che poi indaga nel passato, nel presente e soprattutto nelle prospettive future di Flaminia, autentica protagonista di questa storia. Una Flaminia che vediamo come moglie, vediamo come figlia di Ettore, un altro personaggio che compare poco nel romanzo, ma ogni volta che compare ruba letteralmente la scena. E vediamo come madre di Diana. Da questo punto di vista mi è piaciuto davvero molto il discorso legato al rapporto genitori-figli e a questa duplice veste che ha dovuto indossare la nostra Flaminia. Flaminia che viene raccontata anche e soprattutto nel suo ambito lavorativo, e da questo punto di vista molto interessante è un personaggio secondario, ma non meno importante, ovvero quello di Nico Scoccia, che è appunto un artista di arte contemporanea che ritorna in Italia dopo un lungo soggiorno in Brasile, un soggiorno nel quale ha cercato di ritrovare se stesso, e si propone a Roma con una performance della quale parleranno anche i posteri, con tutta una serie di come dire, contorni eccentrici che vi invito a scoprire. Così come vi invito a scoprire questo romanzo che a me è piaciuto davvero molto, e ho condiviso poi questa esperienza nel gruppo Telegram dedicato appunto ai romanzi di Einaudi. Mostro nuovamente la copertina, eccolo qua, Peppe Fiore, Gli innamorati. La video recensione termina qui, ma mi raccomando, continuate a seguirci per nuovi suggerimenti di lettura. Ciao a tutti!